Non tutto si può risolvere con la scienza, qui occorre solidarietà, occorre generosità, occorre attenzione. Palloncini nel cielo a Pescara in occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo. Oggi firmato il protocollo col quale il comune aderisce al progetto Autism Friendly Abruzzo, volto a introdurre nelle sedi pubbliche le corrette pratiche per l'accoglienza di coloro che soffrono del disturbo dello spettro autistico. Ed è per noi come associazione ANGSA, Associazione Genitori Persone con Autismo, un grosso passo avanti proprio verso questa consapevolezza che non è solo pura informazione, ma è proprio una presa coscienza sull'autismo. È importantissima la rete e con questo protocollo viene ribadita proprio questa importanza e soprattutto anche la formazione. Quindi coloro che firmeranno questo protocollo, i comuni, soggetti privati, quindi dai supermercati ai cinema, tutti coloro che aderiranno, verrà offerta gratuitamente la formazione dall'ANGSA che si avverrà dalla collaborazione della neuropsichiatria infantile di Pescara. L'autismo è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla compromissione dell'interazione sociale e da deficit della comunicazione verbale e non verbale. In Italia, secondo i dati del Ministero della Salute, si stima che un bambino su 77 tra i 7 e i 9 anni d'età possa presentare un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi. È necessario ampliare il discorso legato alla consapevolezza, anche da parte dei cittadini, perché non bastano le istituzioni, non bastano le famiglie che purtroppo sopportano un carico incredibile per le difficoltà dovute al fatto che gli autistici si richiudono in un guscio, hanno delle barriere psicologiche per avere rapporti all'esterno, nella scuola o in ogni situazione, e quindi c'è bisogno che i cittadini, la comunità, la collettività prenda consapevolezza di un rapporto che ci deve essere fra la comunità e coloro che soffrono di questa patologia per cercare di tenerli inseriti in un contesto sociale.